dobbiamo valutare Baloti, che è un problemino al tendine d'Achille. Oggi è stato fermo, domani lo valutiamo, vediamo. Non abbiamo una percentuale, dipende da lui come reagisce, come sta, insomma. Sicuramente non lo rischiamo se dovesse essere un problema un po' più grandicello, niente di che, però insomma. Amichai sta bene, Esposito sta bene, Crescenzi non sta benissimo, al di là del fatto che insomma, è iniziato un po' in là con la preparazione, quindi sia a livello fisico a livello fisico non sta bene, insomma, a livello di preparazione, a livello fisico ha un piccolo problemino al ginocchio, quindi preferisco utilizzare chi sta al 100%. No, no, non credo che sia l'attaccante giusto, perché noi ha le caratteristiche di più o meno simile a tanti attaccanti già ottimi che abbiamo in rosa. Cocco ha caratteristiche diverse, ma è un giocatore del Vicenza, non credo che ci siano al momento grandi possibilità. Poi no. Sì, no. Sicuramente un ottimo giocatore. Ma premesso che Buchel è sicuramente un ottimo giocatore, un giocatore giovane ma che ha già una grande esperienza in Serie B, però non è proprio il giocatore di gamba che entra dentro, che ti strappa, insomma, non è proprio quel giocatore, quindi non è esattamente il giocatore che serve. Bravi, i giocatori bravi sono sempre ben accetti, questo è ovvio. Stando attenti, ovvio, a non andare a intasare troppo, questo è evidente. Vabbè, Buca è un giocatore, secondo me, forte. Però diciamo che beh, sicuramente sì, perché non, no, al di là del fatto che c'è una lista di 18 che al momento è pieno quasi, però sicuramente per far sì che venga un giocatore del genere dovrebbe uscire qualcuno, questo è evidente. La deadline coincide con la fine del mercato e ovviamente con le possibilità che si creano, però lo ripeto. Se arriverà qualcuno saranno solo giocatori che hanno comunque caratteristiche adatte e che non siano copioni di giocatori che ho, copie di giocatori che ho già e che sono già bravi. Sì, ma Mattia l'ho voluto fortemente perché lo conosco bene. Quando io ero al Milan, lui era un ragazzino, era stato appena acquistato, aveva 17 anni, se non sbaglio. Era un ragazzino, era piccolo, ma già si vedeva che aveva un grande talento. In questi anni ho avuto modo di vederlo, di seguirlo, ha avuto un'enorme crescita e, come ho detto già in precedenza, ha le caratteristiche che piacciono a me per il ruolo di trequartista, anche se lui può fare, secondo me, anche bene la mezzala. No, io sono molto soddisfatto e siamo appena un mese e qualche giorno dal momento in cui abbiamo iniziato ed è inevitabile il fatto che c'è da migliorare in tutti i reparti singoli e anche di squadra, perché se tu non hai i reparti collegati difficilmente puoi fare una buona fase difensiva e difficilmente puoi fare una bella fase offensiva, quindi c'è da migliorare in tutti i reparti, in tutte le zone del campo, sia a livello singolo che di squadra. Quindi, ma è un lavoro normale che compete a ogni allenatore che ha iniziato da poco, fino all'ultimo giorno di allenamento, che c'è sempre da migliorare, ovviamente. No, Vittorio è un giocatore che in questo momento fa parte del gruppo. Io ho avuto modo di vederlo poco perché è stato molto infortunato. È ovvio che lì siamo tanti. Siamo tanti giocatori, ma soprattutto nel reparto avanzato, quindi per forza di cose qualcuno dovrà uscire, ma io non ho preclusioni per nessuno e prima di fare qualche movimento in ufficio, in uscita devo essere sicuro e strasicuro che quelli che non sono considerati in uscita possano dare di più di quelli che magari sono considerati in uscita.
Sì, una decina di giocatori ci sono perché siamo veramente tanti ed è difficile lavorare così, ma anche questo è un discorso che vale anche per loro, insomma, perché purtroppo non è come una volta che tu li tieni qua, anzi, ogni allenatore vorrebbe avere una rosa ampia perché può fare le sue scelte. E probabilmente tanti di quei giocatori io li terrei anche perché sono tutti giocatori validi, dal primo all'ultimo, non ce n'è uno che non possa dare qualcosa a questa squadra, però purtroppo c'è una lista di 18 e devi fare delle scelte. Quindi, alla luce del fatto che qualcuno potrebbe rimanere, ma poi uscire da una lista eventuale che ti consente di giocare, a quel punto devi fare per forza di cose delle scelte. Ma no, è un allenamento anche di mentalità, nel senso che noi dobbiamo andare a Torino per fare la partita, per cercare di metterli in difficoltà. Sappiamo di essere una buona squadra, sappiamo che il Torino è una squadra di Serie A, che probabilmente sulla carta c'è superiori. L'obiettivo che ci dobbiamo prefissare noi è quello di dimostrare sul campo che questo divario tecnico tra una squadra di Serie A e una Serie B non esiste, non c'è. Quindi noi andiamo a Torino per fare la partita, per cercare di vincere, di fare gol, di non subirne. E di fare una buona prestazione, perché anche la buona prestazione, un'eventuale vittoria, comunque una partita fatta bene, ti dà grande morale, soprattutto un gruppo giovane come questo, perché ti consente di capire quelle che sono le tue potenzialità. Ma io cerco sempre di mettere in campo la formazione che mi dà più garanzie, tenendo presente anche magari che una partita di Coppa Italia può consentire a un allenatore di vedere determinate cose, ma questo è da tenere in considerazione ovviamente. Non è detto che se fosse una partita di campionato farei la stessa formazione, questa è la risposta. No, ma Clarence è un amico, mi è venuto a trovare, sono stato contentissimo di questo, si trova a Roma, l'ha fatto volentieri, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, lui è un ragazzo eccezionale al di là del calciatore che è stato, però come persona è una persona eccezionale con cui puoi avere tanti argomenti, quindi ci ha fatto piacere a noi e ha fatto piacere anche ai ragazzi, insomma, vedere un campione del genere. No, mi ha chiesto la mia idea di calcio, qual era, come giocavo, chiacchiere che si fanno anche tra uomini di calcio normali, niente di che. No. Non, no, anche perché non è che si è concentrato molto a vedere la partita, insomma, è stato lì, è stato col presidente a bordo campo. Sì, però non con questo. Sì. No, vabbè, chiedeva ovviamente. Anche lui è affascinato dai giovani e quindi quando i giovani sono bravi qualche domanda in più si fa. Non c'è, sta qua a Torino, salvo un infortunio eventuale di domani mattina nell'ultimo allenamento, gioca senza problemi con la fascia di capitano al braccio. Cioggi è un ottimo giocatore, è un profilo giusto, fa parte di quella rosa di calciatori che potrebbe, come caratteristiche sicuramente sì, anche perché a differenza di Bukel gioca a destra. È una mezzala destra, Bukel è più abituato, anche se può giocare a destra, a giocare mezzo sinistro, ma diciamo che nel complesso le caratteristiche sono completamente diverse. No, diciamo che Giorgi ha le caratteristiche che mancano. Bukel ha delle caratteristiche, seppur ottime, che però in linea di massima abbiamo già. Quindi, che poi non dipende da me. L'allenatore chiede poi. Per me il mercato del Pescara è da 9 e bisogna arrivare a 10. Se ce la facciamo, abbiamo fatto una bella. No, ma lo dico veramente perché tutti quelli che sono arrivati sono state richieste mie. Ma adesso dall'essere primo, secondo, terzo della lista cambia poco, insomma, tante volte non dipende dalla società, dal direttore, dipende dal volere anche dei calciatori. Quindi tutti quelli che sono venuti erano in una lista eventuale di giocatori che a me piacevano. Alcuni di questi erano assolutamente primi della lista e alcuni, se vogliamo, inaspettati, perché magari si pensava potessero andare a giocare anche in categoria superiore. Quindi
Io sono molto contento perché credo e ripeto di avere un'ottima base, una buona squadra e che sicuramente può lottare tranquillamente per arrivare in zona playoff. Sono convinto che manca poco, pochissimo, anche se è difficile inserire persone giuste, per passare ad una squadra veramente molto, molto competitiva. No, veramente in condizione non ce n'era uno, non è solo Verre. Poi magari Verre ha fatto un errore più eclatante di qualcun altro, però gli errori bene o male li hanno fatti tutti, dal portiere alla punta, perché è giusto, è inevitabile, è scontato, è normale che sia così in una prima uscita di campionato dopo aver lavorato un mese, quindi questo è normalissimo, c'è chi fisicamente si adatta più alla preparazione, chi di meno, chi entra prima in forma e chi meno. E quindi è una cosa del tutto normale. I tempi non li so, se li sapessi non li farei mai giocare, farei giocare quelli che sono. Però ovviamente i giocatori hanno anche bisogno di continuità un po' nell'andare in campo, prendere condizione, fare 90 minuti. Domenica è stata la prima volta per tutti, meno male, almeno tranne quelli che sono usciti, che prima volta che facevano 90 minuti, quindi non è facile. L'ho detto dopo la partita, Vukušić ha fatto un'ottima partita, ha interpretato bene lo spirito, gli è mancato il gol, gli è mancato anche un pizzico di fortuna, diciamo. Però ha fatto sicuramente un'ottima prestazione, tra le migliori. E Miglianelli è un ragazzo, secondo me, ha subito un pochino l'emozione iniziale, poi è venuto fuori. Secondo me è un ragazzo di bella prospettiva.